Avete mai visto dal vivo una tartaruga marina? Io sono Filippo Dottori e oggi vi porterò alla riserva naturale di Torre Guaceto, che si trova in Puglia, più precisamente vicino a Brindisi, in Salento, e che ospita al suo interno un centro di recupero di tartarughe marine. Ciao ragazzi, oggi sono in Puglia, più precisamente in Salento, nella località di Serranova. Qui c'è il centro visite da dove partono di solito i tour per visitare l'area naturale di Torre Guaceto e oggi avremo l'opportunità di fare un'esperienza a stretto contatto con le tartarughe marine. Qui siamo nel parcheggio e come vedete c'è spazio per tantissime auto, quindi si può facilmente lasciare qui la propria auto e poi da qui di solito le guide mi raccontavano che o partono tramite visite magari in bicicletta, oppure per le visite a piedi prendono appunto dei furgoni, dei pulmini e accompagnano i turisti direttamente al parco. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Adesso siamo saliti a bordo del pulmino che ci porterà alla riserva naturale di Torre Guaceto. La nostra guida già ci ha raccontato un paio di cose interessanti. Iniziamo dal dire che la riserva è nata nel 1993 come riserva naturale marina protetta. 91 mi dice, non 93, quindi nel 1991 come riserva naturale marina protetta. E poi nel 2001, Sì. giusto? Nel 2001 invece è stata ampliata ed è stata creata anche la riserva terrestre, sempre di Torre Guaceto. La riserva è molto grande, mi raccontava la guida che occupa quanto spazio? 1100 ettari di riserva terrestre e 2200 ettari di area marina protetta. 1100 ettari di riserva terrestre e 2000 E 200. e 2200 ettari di riserva marina protetta, quindi veramente molto ampia. E noi partiremo da qua con la nostra visita e poi faremo una visita anche al centro di recupero delle tartarughe marine. Per arrivare all'ingresso della riserva si passa attraverso questi campi di ulivi che sono veramente uno spettacolo. Poi, appena si arriva all'ingresso della riserva, il paesaggio cambia drasticamente e tutti i campi di ulivi lasciano spazio invece ad acquitrini e a tutte le piante tipiche delle paludi. E continuando lungo la strada si inizia a intravedere la torre che dà appunto il nome al parco di Torre Guaceto e proprio sotto la torre il paesaggio cambia un'altra volta e al posto degli acquitrini iniziamo a trovare dei prati e delle spiagge che si affacciano proprio sull'area marina protetta. Qui ragazzi c'è un panorama veramente mozzafiato e anche se oggi non c'è una gran luce e quindi non rende proprio bene giustizia, si riesce comunque a vedere il colore cristallino dell'acqua. Siamo arrivati qui a Torre Guaceto, quindi proprio alla torre al centro del parco e qui come vedete abbiamo il mare davanti a noi ed è il punto un po' principale di tutta la riserva naturale. La guida già ci ha raccontato degli aneddoti molto interessanti e cioè per esempio che una volta la Puglia era ricoperta da tantissimi boschi di lecci e da lì poi in realtà il nome Lecce anche della città, io questo non lo sapevo. E infatti, proprio per questo motivo, dato che nel corso dei secoli hanno rimosso tutti questi boschi per dare spazio ai terreni agricoli, adesso tutti gli operatori appunto del parco e gli esperti stanno cercando di reintrodurre sempre più alberi di leccio per ricreare un po' quei boschi che c'erano una volta e quell'habitat naturale che era tipico di queste zone. Adesso siamo dentro la torre e la nostra guida ci sta anche facendo salire, così vediamo un po' com'è la vista da sopra. Questa qui anticamente era una torre di avvistamento per i pirati saraceni, così quando arrivavano naturalmente si avvisavano tutte le popolazioni che vivevano in questa zona e ci si poteva mettere a riparo. Infatti, come potete vedere da quassù si riesce a vedere benissimo lungo tutta la costa e si vede meglio anche il colore dell'acqua, che è veramente uno spettacolo. Adesso abbiamo finito la parte della torre e ci dirigiamo verso un'altra zona del parco e continuiamo la nostra visita. Ci ha detto un'altra cosa molto interessante la guida, e cioè che praticamente tutta quest'area era nota per avere tantissime pozze d'acqua fin dall'antichità. E infatti proprio il nome Torre Guaceto deriva da un termine arabo che appunto gli arabi utilizzavano per indicare questa zona che era piena appunto di pozze d'acqua. E proprio anche per questa sua caratteristica umida, questa zona è diventata importantissima a livello internazionale perché è un luogo di sosta molto importante per tutti i volatili migratori che vanno verso nord o verso sud in base alla stagione. Ora siamo scesi dal pulmino e stiamo visitando la parte sinistra del parco. Qui praticamente è possibile trovare diverse spiagge che sono facilmente raggiungibili da una serie di sentieri che collegano tutte queste calette.
E la guida mi raccontava che in alcune di queste l'estate è anche possibile fare il bagno. Comunque devo dire che è un luogo davvero unico, ragazzi. Poi un'altra cosa caratteristica è che mentre si cammina per questi sentieri, caletta dopo caletta, si hanno spesso questi scorci della torre in lontananza che rendono tutto il paesaggio più poetico. E dopo aver fatto un bel giro lungo tutta la zona costiera del parco, è arrivato il momento di iniziare la visita al centro di recupero delle tartarughe marine, dove gli esperti del parco curano le tartarughe in difficoltà all'interno di queste vasche. Adesso ragazzi siamo arrivati al centro di recupero delle tartarughe e qui praticamente accolgono tutte le tartarughe che poverine hanno avuto dei problemi quando sono libere in mare e che quindi hanno bisogno di cure. Alcune magari hanno situazioni più gravi, altre situazioni meno gravi e in questo momento noi stiamo guardando e ora vi mostrerò delle tartarughe che per fortuna sono in fase di guarigione, quindi speriamo che a breve verranno rimesse in mare. E invece poi c'è una parte del centro che non è accessibile al pubblico, dove ci sono naturalmente anche casi un po' più seri di tartarughe che hanno bisogno di cure un pochino più approfondite. Questo qui che vedete è un esemplare adulto di tartaruga marina carretta carretta. Qui ragazzi abbiamo appunto quello che danno da mangiare alle tartarughe, che in realtà è semplicemente polipo, giusto? Tentacoli di totano. Tentacoli di totano, Oggi. precisamente, oggi, perché poi varia quello che gli date da Sì, mangiare. loro sono onnivore, quindi in natura mangiano di tutto. Qui in vasca li Ok. alimentiamo soprattutto con pesce, pesce azzurro, crostacei, molluschi. Interessante. Quindi varia anche l'alimentazione delle tartarughe. Eccola che mangia. Ah, la guida mi ha detto di sottolineare una cosa molto importante, cioè che loro collaborano in stretto contatto con il Dipartimento Veterinario dell'Università di Bari, che naturalmente li aiuta per curare gli animali e per capire meglio anche i loro casi. E loro recuperano tutte le tartarughe che sono, diciamo, vengono trovate nella provincia di Brindisi. E poi ovviamente tutte quelle che gli portano anche magari da località vicine che hanno bisogno di cure e hanno bisogno di assistenza. La guida ci ha raccontato un po' di aneddoti sulle tartarughe, ci ha detto che fondamentalmente le tartarughe diventano adulte all'età di 25 anni e che poi dopo quell'età tornano di solito nella zona dove sono nate, nella spiaggia dove sono nate, per deporre nuovamente le uova. Torre Guaceto attualmente non è un centro di deposizione di uova, in passato, nei decenni passati, forse lo è stato, mi diceva. Ma ci sono comunque altre aree dove le tartarughe marine depongono uova, soprattutto a sud del Salento. Questi qua invece sono dei cuccioli di tartaruga marina, sono della stessa specie della tartaruga marina più grande che abbiamo visto prima. E niente, sono piccolissimi. Quanto tempo hanno loro? Di Hanno meno di un quanto sono? anno. Loro hanno meno di un anno, incredibile. Sono stati Sono recuperati a piccolissimi. febbraio per ipotermia. Per ipotermia, Sì. incredibile. E mi dicevi, loro da piccoli mangiano, hanno una dieta ancora più variegata, mangiano ancora di più. Loro, no, loro da piccole sono sempre onnivore, anche loro, e si nutrono di sostanze che galleggiano, di plancton. Alle mie spalle poi potete vedere come è strutturato il centro, dove hanno delle vasche di diverse dimensioni dove accolgono le varie tartarughe. La guida ci ha raccontato anche i principali problemi delle tartarughe. Uno, che mangiano la plastica che trovano in mare perché la confondono per meduse e si riempiono la pancia e molto spesso muoiono di fame per questo motivo. Un altro problema è che molto spesso rimangono intrappolate nelle reti dei pescatori e non riescono più a risalire per respirare. Le tartarughe marine hanno bisogno di respirare perché comunque respirano tramite i polmoni. E il terzo problema invece è dovuto al fatto che a volte per sbaglio si attaccano agli ami di pesca e quindi è molto importante la collaborazione tra i pescatori e il centro di recupero perché quando un pescatore trova una tartaruga che è appunto attaccata a un amo non deve semplicemente liberarla ma deve contattare il centro di recupero perché la tartaruga potrebbe aver ingoiato l'amo che poi va a lacerare tutto l'intestino e potrebbe aver bisogno di cure.
Questi qua sono proprio gli ami che hanno trovato, per esempio, all'interno di alcune tartarughe, mi dicevi. Sì, sì. Se proprio all'interno delle tartarughe, pensate voi questi ami cosa, quanto possono lacerare appunto l'intestino di una tartaruga. La guida ci ha anche raccontato che è molto difficile stimare l'età delle tartarughe, perché crescono in base alla disponibilità di cibo. E pensate, possono vivere fino a 90 anni. Invece è facile capire il sesso delle tartarughe, perché basta guardare la coda. Se la coda non esce dal guscio, come in questo esemplare, allora la tartaruga è femmina. Se invece esce dal guscio, la tartaruga è maschio. E questa tartaruga, una volta che sarà guarita, sarà liberata in mare da questa spiaggia, che si trova accanto al centro di recupero. Ora siamo tornati al centro informativo dove avevamo lasciato l'auto. La visita è terminata, devo dire è stata veramente una bellissima esperienza. E adesso prendo la macchina e niente, vado a prendere l'aereo che si torna a casa. Eccoci, siamo tornati a Milano e la prima cosa che voglio fare è ringraziare i ragazzi di Torre Guaceto. Davvero siete stati gentilissimi ad accogliermi così nella vostra riserva e ho imparato tantissime cose. Per tutti gli altri che sono arrivati fino a questo punto del video, ragazzi, se volete supportare gli operatori di Torre Guaceto con tutto il lavoro che fanno per gestire il parco e aiutare le tartarughe, andate a donare nel link che trovate in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, così non vi perdete il prossimo episodio. Noi abbiamo finito, ci vediamo alla prossima esperienza a contatto con gli animali.